Buongiorno, oggi siamo a Cassino, stiamo in località Sant'Angelo e precisamente in via Zuppariello. Stiamo visitando questa proprietà immobiliare composta da questo primo, secondo edificio e il terreno di circa 3.000 metri che potete visualizzare grazie al 360 gradi sulla vostra destra. Quindi potete spostare con il dito sul cellulare oppure con il mouse stando in versione computer. Vediamo subito questo primo edificio qua a destra, composto da due ambienti disposti in maniera verticale. Il primo accedibile dietro questa porta verde, il secondo accedibile grazie a questa scala esterna che porta al piano superiore. Spostiamo quindi l'attenzione su questo secondo edificio intonacato bianco, composto da questo primo piano terra. Abbiamo questo ambiente di accesso, questo grottino fatto in misto pietra e un secondo ambiente nella parte retrostante. Poi spostandoci, vediamo nella parte qui destra rispetto a questa scala, vediamo questo ulteriore ambiente con questo arco in pietra datato 1894. Ci spostiamo quindi sulla parte centrale di questo secondo fabbricato e saliamo al primo livello. Apprezziamo sin da subito questa scala in pietra e passiamo quindi al primo piano. Questo primo piano, che è diviso in diversi ambienti, accediamo a questa prima parte destra. E vediamo che abbiamo questa stanza qui con due spazi. Vediamo sin da subito quello che è la caldana a pavimento in cemento battuto. Poi abbiamo queste murature portanti in blocchetti di prefabbricato di cemento e tamponatura in cotto, forati in cotto. Quindi vediamo la parte alta, che è composta da pignatte e travetti. Ci spostiamo da questi due ambienti comunicanti per accedere a questo ulteriore spazio. Vediamo anche, grazie quindi alla tecnologia a 360 gradi, potete sia apprezzare da questa posizione nella quale adesso io mi trovo, sia nella parte bassa questa scala in pietra che accede all'esterno. E poi, venendo nella nostra direzione, quindi dal punto nostro di vista, accediamo a questa ulteriore stanza che permette, passando appunto da questa stanza, a quell'altro ambiente, quindi salire alle scale per l'ulteriore livello che sta nella parte alta. Io mi sposto qui e voi potete sempre apprezzare, sempre col 360, quello che sono le dimensioni. Io accenno solamente un veloce passaggio per poter far visualizzare quella che è la potenzialità e il collegamento con la seconda scala al piano secondo. Quindi piano terra, primo piano dove siamo noi e ulteriore secondo piano accedibile grazie a questa scaletta in legno adesso così composta e poi verrà fatta la scala effettiva.